Ehi, sta attenta! Ops, scusami, Bruno! Attenzione, prego! Wilson e Coco si rechino immediatamente alla stazione! Sarà meglio che andiate! Vuol dire che giocheremo dopo a palle di neve! Eh? Ti ho preso! Ah, oh, ma Coco! Ci vediamo dopo! Aiuto! Aiuto! Sono rimasta intrappolata nella mia rimessa! Per tutti i fischietti! La serranda si è bloccata! No, ma qui fuori pendono dei ghiaccioli appuntiti pronti a cadere su di me e ad ammaccare la mia bellissima e lucente carrozzeria! Oh! Arcipicchiola, vado a dirlo a V! Fa freddo oggi, dovete mettere in sicurezza i binari del passo di montagna. Di lì passeranno dei convogli pesanti. E come facciamo? Con la sabbia. Laura ha per voi dei vagoni speciali. Va bene, V! Cavalchiamo i binari! V, Paulwin non può uscire dalla rimessa a causa dei ghiaccioli. Oh, cielo! Per fortuna oggi Max e pattuglia ci manderò lui. Cospargere di sabbia i binari quando ghiaccia aiuta le ruote a mantenere la presa. Perché la stai riscaldando? Quando la sabbia è calda e asciutta, scorre più facilmente. Guardate. Ehi, hai visto? Fantastico! Tenete il coperchio chiuso, così la sabbia non rischierà di bagnarsi. Altrimenti intaserebbe il tubo e voi due sareste nei guai. Non c'è problema, Laura! Saremo i più grandi spargisabbia della storia! Insabbiamo i binari! Allwyn, sono qui per rimuovere il ghiaccio, non uscire! Non lo farei neanche per sogno, caro! Ma ti prego, cerca di fare presto, devo correre a tutti intorno! Ho un'idea! Perché non attraversiamo le gallerie della montagna e iniziamo dall'altra parte? Hai avuto un'idea fantastica, Wilson! Così riusciremo a tornare a casa più velocemente! Ho finito, Allwyn! Puoi uscire adesso! Oh, così va molto meglio! Grazie, caro! Ora devo proprio mettermi in viaggio! È stata una super idea! Finiremo in un battitreno! Che succede, Max? Ho tolto tutti i ghiaccioli dalla rimessa, ma adesso non so cosa farne. Già, se si sciogliessero formerebbero un'enorme pozzanghera. Forse potrei gettarli nello stagno. Grazie per essere andato a chiedere aiuto, piccolo trenino mio. Nessun problema, Allwyn. Beh, ora sarà meglio fare il piano di acqua e carbone. Mi aspetta un lungo viaggio con un carico pesante. Ben fatto, Wilson! Apprendisti, siete stati molto bravi ad usare lo spazzaneve. E cosa si prova con la neve vera? È molto divertente, ma può essere anche molto pericoloso, soprattutto se ci finisci dentro. Brrr, deve essere fredda! Ricordate sempre di indossare le lanterne da neve e di dire i vostri spostamenti. Quindi se ci perdiamo, dobbiamo accendere le lanterne e suonare il fischietto! Assolutissimamente! Fatemi sentire, apprendisti! Avete reso l'idea! Ottimo lavoro, trenini! Per oggi è tutto, adesso potete andare! Speriamo che domani ci sia tantissima neve! È giunta l'ora di svegliarsi, Chuggington! Wow! Che bello! Bruno, Coco, guardate! Per tutti i fischietti! Fantastico! Attenzione, prego! Tutti i treni esperti si rechino subito nella zona di carico. Portate le vostre calde ruote sulle fredde, fredde rotaie. Spazziamo i binari! Io non credo che V si stesse riferendo a noi. Non disturbarti, sei troppo giovane per questo. Ma ho fatto il corso di sicurezza sulla neve. Posso venire anch'io? Guarda, ho anche il fischietto adatto.
Ti prego, potrei imparare tantissime cose da te. Sì, questo è vero. No, va bene, ma solo se prima prometterai di starmi sempre vicino. Sì, te lo prometto! Occhio al colore della galleria. E mi raccomando, siate prudenti. Fate attenzione! Wow! È tutto ricoperto di neve luccicante! Adesso ammira un professionista dello spazzaneve in azione! Yippee! Wahey! Ma è bellissimissimo! Ah, troppo gentile! Questa è un'arte, ragazzo mio! Guarda e impara, Wilson! Ah, guarda e impara! Controllo delle ruote, fatto. Funzionamento freni, fatto. E dei tergicristalli, fatto fatto. 3 ore di revisione degli ingranaggi, fatto. Non dovresti fare così tanti controlli, Coco. Bruno, ti aspettano in officina, grazie. Sarà meglio che ingrani la marcia. Fatto. Dottoressa Ling. Oh, che cos'è? Un potenziatore di treni. Ho creato questa attrezzatura per ottimizzare la velocità e l'accelerazione potenziale. L'accelerazione di che cosa? Per renderti più veloce. Ti andrebbe di aiutarmi a testarlo? Io? Per tutti i fischietti. Ma io non sono così veloce. Non ha importanza, perché presto tu lo sarai. Oggi dovrai andare in perlustrazione, Max. Fantastico, mi piace scovare i problemi, anche se spesso sono loro che scovano me. Ha 3 livelli di velocità, treno lento, veloce e supersonico. Supersonico? Proprio come Superlock? Esatto, e piano piano ci arriverai anche tu. Iniziamo con la prima velocità. Fate presto, sono in perlustrazione. Oh no, state sporgendo le tame dappertutto! Agente Max a rapporto, segnalo le tame sulle rotaie! Oh cielo, mando subito Irving a pulire! Prima velocità, fatto! Seconda velocità! Oh, fatto! Oh, oh. Wow! Come avevi detto che... Serve solo un po' di pratica! Oh. Agente Max a rapporto, segnalo una staccionata rotta. Ti ringrazio, Max, ottimo lavoro. Molto bene, Bruno, ottimo tempo. Hai raggiunto la tua massima velocità. Bruno, potresti andare a Tutington a prendere del legname? Beh, questo lo prendo per un sì. Agente Max a rapporto. Oh, segnalo un Bruno supersonico. Hey, Wilson, scommetto che non riesci a prendermi. Hey, Coco! Scommetto che non riesci a superarmi! Wow! Sono più veloce di Coco! Questo potenziatore è il massimo! Eh? Oh! Che cosa stai guardando? Le foto della festa di compleanno di mio nipote! Guarda, avevo dipinto i visi dei bambini! Wow! Sembra molto divertente! Dipingeresti anche me? Beh, non saprei! Non l'ho mai fatto a un treno! Ho bisogno che tu vada subito alla residenza Portman a prendere uno specchio grande. E poi cavalchiamo i binari! Oh, Harry, dopo il lavaggio potresti passare a prendere il sindaco al municipio? Certo, per me sarà un grande piacere. Ma guardatemi! Grazie, Laura, sono bellissima. Per sempre.
non sia possibile, Sefi. Questa vernice se ne va via con l'acqua. Ciao, Sefi. Ciao, Coco. Che ne pensi del mio look? Wow! Chi ha disegnato le farfalle? Laura! Fantastico! Anch'io voglio un nuovo look! Ciao, 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 ciao! Adesso sì che sono pronto per il mio passeggero d'eccezione. Una persona molto autorevole. Vagone merci. Blu. Arrivando! Mi piace il tuo nuovo look, Coco. Grazie! Lei ha copiato me! Siete entrambe incantevoli. Chi è la più carina? Non riesco a decidere. Ora devo andare. Il sindaco mi aspetta, con permesso. Il tuo disegno è più grande, tutto qui. Mi farò fare altre farfalle. Laura! Capanno vernici! Oh no, non farlo! Buongiorno a tutti! Buongiorno. Oggi il nostro sindaco deciderà chi tra di voi sarà il treno dell'anno. Wow! Treno dell'anno? E che cos'è? È un premio che viene conferito al treno che ha lavorato particolarmente sodo. Il sindaco sceglie il vincitore ogni anno. Il sindaco farà un giro per la città per potervi vedere tutti al lavoro. Wow! Immagino che tu abbia vinto quel premio un sacco di volte. No, ma non importa. Altri se lo meritavano più di me. Bene, allora vado a preparare il palco. Io scommetto che vincerà Harry. O Irving. No, Dunbar. O Callie. Oppure... O uno di noi. No, io non credo, Coco, no. Non siamo abbastanza grandi. L'età non conta per il sindaco. Deve vederci lavorare sodo. E io mi assicurerò di farmi vedere da lei molto spesso. Buongiorno, Sua Eccellenza. Sono Sefi. Mi occuperò io di portarla in giro per la città. Oh, buongiorno, Sefi. Io sono il sindaco Pullman e questo ragazzo è Denzil. Ciao. Tu sei un tram con un sistema di alimentazione continua? Sì. Che bello. Oggi potrò osservare moltissimi modelli di treni. C'è qualcuno che potrebbe far fare un giro a Denzil? Forse conosco il treno adatto. Coco, potresti portare l'impalcatura per il palco? È molto urgente. Fantastico! Se il sindaco mi vedrà al lavoro, farò un'ottima figura. Ciaga, ciaga, ciao, ciao! Oh, guarda! Un treno diesel a 6 ruote! Sì, ma puoi chiamarmi Max. Dai, salta su! Buona giornata! Più tardi mi racconterai che cosa hai visto. Ciao! Ok, ragazzi, ecco l'attrezzatura. Vado a dare una pulita in giro. Urlate se avete bisogno. Buongiorno, Sua Eccellenza. Io sono Wilson. Piacere di conoscerti. Lo vuole il giornale di oggi? Grazie. Ah, presa perfetta. Forte! Quello laggiù è un treno a vapore a 14 ruote che spinge un... vagone dei rifiuti. Modello 17, serie 2. Oh, Wilson! Hai visto il sindaco? Sì, l'ho appena incontrata. È molto gentile. Hai visto dove andava? Da quella parte. Ma non dovresti essere al lavoro? E a che cosa serve lavorare se il sindaco non mi vede? Un bel pezzo di ottone. Qualcuno ha perso una tromba. Mi scusi, posso prenderla? Sarebbe perfetta per la mia collezione. Non vedo perché no. Wow, grazie! Adesso porto il vagone allo smistamento rifiuti.
sindaco, l'hai vista? No, non l'ho vista. Oh, ma dov'è finita? Fatti da parte, Emery! Devo passare! Vai piano, rallenta! Tra un po' c'è il rilevatore dei difetti. Dobbiamo passarci davanti uno alla volta, ricordi? Io non ho mai niente che non va. Ma se un giorno accadesse, il rilevatore lo segnalerebbe a B e tu eviteresti incidenti. Sì, hai ragione. Va bene, dopo di te. Sicuramente sarà tutto a posto. Oh, ho parlato troppo presto. Mi dispiace, Emery, ma il rilevatore ha trovato un difetto alle tue ruote e quindi devo metterti fuori servizio. E che ne sarà dei miei passeggeri? Manderò un altro treno a prenderli. Oh, va bene, B. Comunicazione di servizio. Preghiamo i passeggeri di uscire e di aspettare sulla banchina. Chiediamo scusa per l'inconveniente. Che sfortuna che hai! Oh no! Coco, il rilevatore ha segnalato uno squilibrio nel tuo carico. Ma non sto portando dei carichi. Oh, è davvero strano. Scusa, Coco, deve esserci un errore. Lo sapevo. Ci vediamo, Emery. Adesso sarà meglio che io vada in officina. Ho preso il vagone. Cavalchiamo i binari. Dopo di te, Wilson. Non posso passare con te davanti. E se andassi a marcia indietro? Già, è vero. Va bene, diamo un'occhiata. Sono pronto. Non vedo niente di strano alle tue ruote. Ok, posso tornare al lavoro. Beh, prima credo che sia meglio fare una scansione per sicurezza. Ruote perfettamente allineate. Nessun problema individuato. Lo sapevo. Credo proprio che sia quel rilevatore ad avere qualcosa che non va. Dirò a Edo di dargli un'occhiata. Sapevi che esistono tre parole per dire carico? Per tutti i fischietti, Wilson. Ma non la smetti mai di parlare. Una volta l'ho fatto. Disattivarono il mio sistema vocale. Allora devo chiedere a Marco come si fa. Che simpatico. Arrivati. Grazie, Sefi. Il rilevatore dice che devo mettere Sefi fuori servizio. Dice che stai trasportando un carico pericoloso. Credo stia parlando di te, Edo. Il rilevatore è andato in tilt. Sarà meglio portarlo in officina, così potrò dargli un'occhiata. Grazie di essere venuti qui, apprendisti. Il grandissimo Frostini ha un annuncio molto importante da farvi. Come ben sapete, domani sarà il giorno più caldo dell'anno e tutti vorranno rinfrescarsi con i prelibatissimi gelati di Frostini. Oh, sì, è vero! E quindi avrò bisogno del vostro aiuto per poterli accontentare tutti. Forte! Puoi sempre contare su Coco. Vi ringrazio assai, gentilissimi. Sono sicuro che domani sarà tutto perfetto. Oh. Certi tipi di treni vanno sempre di fretta. Non c'è energia e sembra proprio che non tornerà fino a domani. Come fino a domani? Allora il mio gelato si scioglierà! E adesso che faccio, ragazzi? Questo è un disastro! Una soluzione potrebbe essere mettere il gelato nei vagoni frigo. A loro non serve l'elettricità. Sì, ottima idea, Bruno! Saremo noi ad alimentarli! Qualunque cosa succeda, non addormentatevi! Non preoccuparti, Frostini. Terremo i motori sempre accesi e i vagoni rimarranno freddi. Sì, ma che ne sarà di tutto il gelato nella fabbrica? Si scioglierà come neve al sole! Che stai facendo? Stavo solo pensando che negli anni passati i gelati rimanevano freddi
grazie al ghiaccio. Ghiaccio? Già, che veniva prelevato nella cava di una montagna. Ghiaccio? Ghiaccio? Sì, ho trovato! Mi serve del ghiaccio, portatemi a quella cava! Uè, perché ci siamo fermati? Sto pensando. Di qua. Per voi ne valeva la pena. Ecco, ci siamo persi. Ammettilo, non sai dove stiamo andando. No, io non mi perdo mai. Da questa parte. Attenzione, prego. Tutti i treni si rechino subito alla stazione. È l'ora! Ti senti fortunato oggi, Irving? Muovete i respingenti, vi sta per scegliere il fortunato che attraverserà il ponte con il nuovo sindaco. Secondo te chi lo farà? Di certo non io. A me ha chiesto di badare a lei fino alla cerimonia. A dopo! Colui che avrà il grande onore di portare il sindaco nella sua prima visita ufficiale a Chuggington sarà... Fischietti, sarò io a portare il nuovo sindaco. Questo pomeriggio si terranno le prove della cerimonia. Buon pomeriggio, Sua Eccellenza. Io sono Emery. Piacere di conoscerti. Non vedo l'ora di iniziare il giro. Attenzione, treno in partenza. Avvicinarsi dolcemente alla banchina, fatto. Far salire il sindaco a bordo, fatto. E poi dico... Coco, come si saluta il sindaco? Scusami, Bruno, non ne ho idea. Irving, tu lo sai? Vediamo. No, temo proprio di no. Pete, tu lo sai, vero? Sarà un vero piacere descriverti il cerimoniale, Bruto. Ti avvicini a Sua Eccellenza e le dici... Buon pomeriggio, Sua Eccedenza. No. Si dice Eccellenza. È importante riuscire a ricordarsi i nomi, Bruco. Prova ancora. Buon pomeriggio, Sua Eccellenza. Buon pomeriggio a te, giovane trenino. Ottimo lavoro, Bruto. Grazie. Sarà meglio andare a lavarci. Sì, dobbiamo essere presentabili per Sua Escrescenza. Sulla sua destra, l'area di smistamento rifiuti. Laggiù invece può ammirare... Superlock! Buongiorno, primo cittadino! Salve! Piacere di conoscerla! Spero che si troverà bene. Oh, sembra ci sia stata una frana. Il dovere mi chiama! È stato un piacere, Sua Eccellenza! Oh. Ecco fatto. Il treno lavaggio si è rotto. No, amico, stiamo testando il sapone della dottoressa Ling. È un sapone molto, molto detergente che è in grado di donare una super brillantezza. Esattamente quello che ci serve, Bruto. Buona la densità schiumosa. Raggiungi la piattaforma. Gira di un quarto a destra. Ora avanti. Bene! Super! Super! Arriva fino alla corsia 4. 1, 2, 3, 4. Gira un quarto a sinistra e retromarcia! Oggi sei stato assolutamente impeccabile, Bruno. Ottimo lavoro! Grazie, Callie. Spero che voi due abbiate fatto molta attenzione. Ora è il vostro turno. Tocca a noi! Dai, Bea, comincia prima tu. Iniziamo con un semplice giro. Oh no, non si muove. Che stai facendo, Bea? Spingo, e tu che cosa fai?
fai? Sto spingendo anch'io. Allora spiegami perché non ci siamo mossi di un millimetro. Perché dovete muovervi insieme. Spingi più forte. Tu spingi più forte. Oh, non si tratta di... Oh oh, è scattata un'emergenza, devo andare. Yeah! Si gioca! Neanche per sogno. Prima dovete finire la vostra lezione. Bruno, per oggi sarai il mio vice insegnante. Io vice insegnante? Non sono sicuro di essere... Andrai benissimo. Tornerò presto. Pronto soccorso tranne in arrivo. Ciao. Girate con prudenza. Regola numero uno. Regole? Sì. Oh no! Nando Lampo ha avuto un guasto giù alla fonderia. Regola numero 27. Ripetete dopo di me. Adagio, stop. Vi preparate, poi girate, infine vi fermate. E poi vi addormentate. Shh. Bene, ora provate sulla piattaforma. Super! Super! Ricordatevi cosa vi ho detto. Voglio essere io il primo a farlo, inizi sempre tu. No, non è vero. E invece sì. Ora smettetela. Guardate, adesso sono davanti, ma dopo che avrò girato, sarò di spalle. Non ha importanza chi parte prima dei due. Vedete? Di qua, di là. Di qua, di là. Ehi, Bruno, quanto può andare veloce la piattaforma? Oh, io non lo so. Come non lo sai? Eravamo convinti che tu sapessi tutto sulle piattaforme. Beh, possiamo scoprirlo. Oh oh. Più veloce! Più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Sto andando più veloce che... Buongiorno, cari apprendisti. Ciao, Superlock. Oggi sarò il vostro istruttore e vi farò vedere alcuni piccoli trucchetti in perfetto stile Superlock. Per tutti i fischietti. Allora, siete pronti all'azione? Sì! A volte, per trainare un vagone, potete semplicemente spingerlo. Questo è un trucchetto che potrà esservi molto utile. Forte! Wow! Tocca a voi. Sì! Sta attenta! È il vagone che deve venire verso di te. Ora tocca a te, Bruno. Va bene. Posizionarsi, fatto. Spingere il vagone, fatto. Oh, torna indietro! Devi essere più veloce. Non sono bravo a farlo. Io mi innervosisco e non riesco a concentrarmi. Ci vuole solo un po' di pratica e fiducia in se stessi. Scusami, Superlock, ma sei atteso sul set. Arrivo subito, Vi. Scusate, apprendisti. Continuate senza di me. Ehi, potreste passare sul set e mostrarmi l'esercizio. Fantastico! Ci saranno tante persone a guardarci. Soltanto la troupe. E se siete fortunati, forse vi riprenderanno. Ci vediamo dopo, apprendisti. Motore, azione, ecco a voi, Superlock! Ehi, Bruno, hai sentito? Potremmo apparire in un film di Superlock. Si realizzerebbe il mio grande sogno. Ma, oh, se sbagliassi qualcosa farei la figura dell'imbranato davanti a tutti. No, se farai pratica. Prepararsi alla fermata. Apertura forte. Ricordiamo ai passeggeri di fare attenzione allo spazio tra il treno e la banchina. Ehi, che cosa girate? Una retrospettiva sulle acrobazie più spettacolari di Superlock. Oh, ehi, non vedo l'ora di andare al cinema. Già, sarà un film fantastico. Ora puoi andare a prendere il resto della troupe in albergo. Superlock sta arrivando. Ma certo! Lasciare che il vagone arrivi a me. Ce l'ho fatta! Ciao, ciao! È facilissimo, Bruno! Accipicchiola. Per fortuna ho molto tempo per allenarmi. Attenzione, prego. Bruno, dovresti andare urgentemente a Tootington. Ma Tootington è a molte ore di distanza da qui. Potrei andarci.
Arrivederci! Grazie, Coco, ma è un carico molto pesante e io ho bisogno di un treno merci. D'accordo, Vi. Andrò io. Mi allenerò più tardi.